Allora, quarta puntata con Injustice 2. Stiamo facendo la storia, la modalità storia. L'altra volta ho giocato solo un'ora, perché poi mi è venuto da pisciare, ho chiuso tutto. Poi mi ero rotto proprio i coglioni. Il top sarebbe riuscire a finire la modalità storia per oggi. Forse ce la faccio, forse no. Allora, diciamo non vedo l'ora di finirla per vari motivi. Uno è che nella modalità storia sei costretto a scegliere il personaggio che ti danno. Due è che giocando nella modalità storia non posso utilizzare tutte quelle cazzatelle che ha questo gioco rispetto al precedente, dove io posso aggiungere pezzi di armatura o cose del genere, che non ho ben capito adesso. Perché ricordiamoci che io sto giocando il gioco per la prima volta, direttamente in live. E poi un altro motivo è che questa storia fa veramente schifo. Mentre la storia del precedente mi piaceva, infatti poi ci hanno fatto il fumetto e tutto, di questa sinceramente mi sembra proprio una cazzata incredibile. Le scuse con cui i personaggi poi si pigliano a botte tra di loro sono veramente ridicole. Sinceramente ho visto di peggio, perché nell'ultimo Dead or Alive proprio la storia fa veramente cagare. Non mi ricordo neanche come si chiama l'ultimo. Sto controllando. Dead or Alive 5. Dead or Alive 5 faceva veramente schifo a livello di storia. Uno dice, vabbè, ma è un picchiaduro. Che cazzo te ne frega della storia? Vabbè, però, che cavolo. Allora, quindi continuiamo. Continua. Bru bru. Sento un leggermente freddo. Stamattina, mentre camminavo, si stava sui 25 gradi. Era come se fosse stata la primavera inoltrata. Cioè, avevo il giubbettino aperto sotto la maglietta a mezze maniche e sentivo un caldo. Hai un piano? Ci sto lavorando. Forse potrei riuscire a riavviarli. Questa è nuova. Brainiac si sta adattando. Scegliamo Batman. Posso aiutarlo? Tieni occupati quei beta. Swamp Thing, ascoltami. Stanno usando il tuo potere contro di te. Contro il verde. Contro il verde. Il custode del verde vivrà per sempre all'interno della sua collezione. Ma che cazzo stai dicendo? Oh! Abbiamo un bel po' di botte. Che cavolo? Uè! Che cazzo di vizio che c'ho di saltà? Oh, sto perdendo di brutto. Ok. Vediamo di prenderlo. E vabbè, ho riequilibrato. Lui mi fa la mossa speciale, ma speriamo di evitarla. Invece sto cazzo. Mamma mia, mi ha tolto un sacco. Questa partita sento di perderla, la sento.
invece l'ho vinta. È il momento di liberarti. Ieri mi sono visto qualche filmato in versione con la lingua inglese e mi dispiace dirlo, ma il doppiaggio è nettamente superiore. Alcuni di loro sono bravi, ma potrebbe interrompere il vincolo con Brainiac. Non mi piace come si agganciano le frasi. I cerebrali di Firestorm stanno mutando, ma non capisco cosa stia accadendo a Swamp Thing. Jason, professor Stai? Sì. Sì, siamo entrambi qui. Che cosa è successo? Brainiac ha aggiunto una terza mente alla tua testa. Ci mancava solo questa. Dove ci troviamo? Sulla nave di Brainiac. Firestorm ti riporterà sulla terraferma. Tu raggiungi Al. Aiutalo a combattere i beta kamikaze di Brainiac. Sembra un lavoro per Firestorm. Buona fortuna. Nessuna traccia di Brainiac. Dov'è? Non lo so. Per esempio, questo pezzo in cui quello dice non lo so, no? Proprio attaccato male. Le paratie della nave sono rivestite di piombo. Tutto fate. Il terrestre Bruce Wayne. Il kryptoniano Kal-El. Le vostre imprese echeggiano nell'universo, ma nessuno poteva prevedere le conseguenze della vostra guerra. Il caos che diffondete sta corrompendo il cosmo. Solo Brainiac può ristabilire l'ordine. Che cazzata, Bre, fammi scegli subito. Me ne occupo io. Tu odi la magia. Me la caverò. Ma tu hai fatto la cazzata. Io troverò Brainiac. Lui odia la magia. Ti ho sempre rispettato, Fate. Ma Brainiac non distruggerà la mia casa. Non di nuovo. Sono stati i tuoi misfatti a causare l'arrivo di Brainiac su questo pianeta. È stata la decimazione del corpo delle Lanterne Verdi a suscitare il suo interesse. Ora vuole salvare l'umanità dal caos che hai scatenato. E vai. Giustizia. Il mondo ha bisogno di me. Del mio senza destino. Neanche tanta difficoltà. No, mi distrugge. I signori dell'ordine, non sento più le loro voci. È finita, Kent. Mi spiace avervi attaccato. Veramente brutto. Non potranno più darti ordini. Entrambi avete sfidato il destino.
abbracciato il caos. Ma ora dovrete collaborare di nuovo e mantenere l'ordine. O i signori lo imporranno, se non attraverso Bren. Hanno piccato qualcosa nel culo. No. Che è una proposta. Persino un essere magico come il dottor Fate riconosce la mia superiorità. Col tempo, l'intero universo rispecchierà la mia visione. A meno che non ti fermiamo. Vi sto offrendo la possibilità di salvarvi. Il vostro mondo è malato. La civiltà ha consumato ogni risorsa. Il declino della Terra è irreversibile. Troveremo una soluzione, come sempre. Della Terra è scaduto. Dov'è, cara? Vivisezionandola, ho appreso molto sulla natura dei suoi poteri. Permettimi di dartene una dimostrazione. Le nostre forze si equivalgono, ma non puoi competere con il mio intelletto. Che quello gli ha detto che la vivisezionata e al cugino gli ne fregava niente. Ne ho già uccisi miliardi come te. Cazzata. Questo suono che si sente, che magari lo sentite attraverso il microfono, viene dal J-pad che ho appoggiato a fianco al microfono, perché io sto usando la film stick, non uso il J-pad di base. Ed è bello il fatto che della parte di alcuni effetti sonori del gioco escano dall'uscita audio del J-pad. Peccato però che il J-pad non lo uso. Quindi sto aspettando che si spegna da solo. Così non otterrai nulla. Peccati voi, che cazzo. Pensare che l'ho fatta apposta a fare la mossa mentre dopo il fuoco. Ho perso come un coglione. Riprova, dai. La in memoria, che cavolo ricarica. Su. Quando mi scoccia, quando... Secondo scondo sono più debole del primo. Stavo rischiando di non prenderlo, eh. Prova a colpirlo a distanza. Che cazzo. Non c'è niente di super. Sì, perché poi una caratteristica dei giochi alla Mortal Kombat, che è una caratteristica proprio di questo team, che è una caratteristica che hanno sempre avuto, è che i colpi non si cancellano a vicenda, come per esempio nei giochi della Capcom, dove per esempio, che ti so, se Ryu spara una Hadouken e un Guile spara un Sonic Boom, i due colpi vengono annullati a vicenda, no? Invece nei Mortal Kombat, se uno lancia un ventaglio e quell'altro lancia un'altra cosa,
perderò pure questa volta. Questo mi toglie pochissimo. Perderai. No, no. Ah, che culo, se mi colpiva lui sarei morto. Ma è finito il gioco? Questo era per Cristo. Ho sconfitto il bastardo. Dovrebbe finire il gioco. Gli attacchi alla flotta lo stanno indebolendo. Sento che sta perdendo vigore. Ottimo. Dovrebbe essere più facile infrangere il vincolo dai Beta. Hanno vivisezionato a questo. Io ce l'avrei messo la scena di lei su questa pappolata. Pure questa non c'ha i peli sotto le ascelle, oh. Sono Batman. Brainiac è andato. Il disturbatore ha funzionato. I Beta si stanno disattivando. Ce l'abbiamo fatta. Ora troviamo Kara. Che succede? La mente di Brainiac è la CPU della nave. A quanto pare non ha un sistema di backup. Se falliamo, le città conservate a bordo andranno perse. Clark, aspetta! L'hai detto tu, questa nave è controllata dal puro pensiero. Potrebbe ucciderti. Sembra un lavoro per me. Un momento si odiano, un momento sono amici, un momento... La psicologia di Batman è veramente contorta comunque. Si vede come stanno anche le fumette. In teoria dovrebbe essere il contrario, invece manca proprio una coerenza. Circuito di violazione. Avvia il pilota automatico. Ci provo. La mia nave. Non distruggerai la mia proiezione. Se la piglia con Batman ed è quell'altro che guida la roba. Lascia stare la mia nave. Oh. Oh. Sta scorreggiando. Dottor Octopus, sei tenace, ma la tua teatralità non ti salverà. Mi sa proprio che è vero. Che cazzo, no, questo è impossibile.
otterrai. Sai quante volte dovrò farlo questo? Aia. Vuoi dire che hanno fatto come Shao Kahn in Mortal Kombat 2? Ma la tua teatralità non che arriva salverà. Alla fine diventa impossibile. Faccia Superman. In realtà mi sembra che con il Mortal Kombat della PlayStation 3 avevano introdotto un concetto per cui se uno perde più di 2-3 volte il gioco diventava semplicissimo. In automatico diventava semplicissimo. Tipo per compassione. Deficiente. Che porca. Alla fine ho batto con la scivolata. No, ma non lo prendo. Che deficiente. Sconfitto con la scivolata. L'hai detto tu. Sono tenace. L'hai detto tu. Sono tenace. Questa che deve fare? Dobbiamo tirarti fuori di lì. Non ancora. Le città... Non ho mai capito. Superman caga? Cioè si mette proprio a cagare e gli escono gli stronzi? In teoria lui non ha bisogno di mangiare, però se mangia deve cagare. Queste cazzate da fumetto proprio. Questi che si ritrovano qua sopra non si sa come. Stai bene? Credevo fosse troppo tardi, ma posso sentire il battito di Atlantide. Il piano di Brainiac è fallito. Non completamente. Non ho potuto salvare tutti. Alcune città sono ancora intrappolate nella collezione, altre sono andate perdute, cancellate dalla memoria della nave. Metropolis, Coast City. Ma possiamo ancora salvarle, giusto? Carol, la mia famiglia. Mi sa che sei fottuto. Mi spiace, Al. Ma non mi dica che si piena a botte perché non ce l'ha fatta. Prima Crypto, ora la Terra. Dobbiamo impedire che accada di nuovo.
Mo se Batman lo salva Clark, questo e no. No dai, cioè se lo cerca proprio, che cazzata. Anch'io lo vorrei morto, ma non puoi, ci serve vivo per salvare le altre città. Ti sbagli, con il tempo e l'aiuto di Cyborg la nave risponderà ai miei ordini. Ma potremmo perdere altre città. Bruce ha ragione, non ne siamo sicuri. Quel che comunque è certo, Bruce Wayne è che c'ha dei problemi, rappresenta un pericolo per tutti quanti. Non è diverso dal Joker. Se l'avessi ucciso avremmo potuto... Non è mai così semplice, Diana. Invece sì, Bruce. Metropolis e Coast City sono perdute. Quante persone innocenti dovranno morire per convincerti che il sacrificio di una vita è il male minore? Cioè, ma no... Non puoi far passare Batman per il buono, dai. Ma che cavolo. I miei poteri. Ma come... Kryptonite dorata, un regalo di Firestorm. Cioè, uno non è d'accordo con te e tu lo pugnali. Stai giù. L'esposizione prolungata ti priverà dei tuoi poteri per sempre. Questa follia deve finire, Bruce. Questa volta sto con Superman, dai. E cazzo, stavolta sto con Superman. So che non vuoi farlo. Scusa, tra ucciderlo e lasciarlo andare ci stanno un sacco di mezzo. È finita. Sto capendo chi cavolo sta con chi. Nella storia scorsa stavo con Batman, ma in questa sto con Superman. Dai, viene uno dallo spazio. Comunque pensavo che il gioco fosse finito, invece questi continuano. Come puoi schierarti contro di me? Ha preso Coast City! C'ha ragione. Pensa a Carol, Al. Brainiac deve pagare. No, Clark. La mia rabbia non mi ridarà, Carol. Proprio come la tua non farà tornare Lois. Resta giù. A chi lo vuoi che sarebbe piaciuto? Non capisco la supermossa di questa che serva. Eravamo amici, Clark. Ormai è tardi. Punta tutta l'energia. Ho tenuto un pareggio, quindi ho perso l'energia. Non saresti dovuto tornare, Al. Ah.
No, sui coglioni. Sono stanco di combatterti, Arthur. Hai rotto i coglioni. Letteralmente. Batman sapeva che l'avrebbero tradito. Dobbiamo andare. Non l'aveva sconfitto. Cal, fermo! Sono tuoi amici. I miei amici dovrebbero aiutarmi, non provare a fermarmi. Lo sai che questi personaggi in teoria dovrebbero essere tutti intelligenti. Alla prima cazzata si pigliano a botte. È colpa tua, Barry. Il regime è caduto a seguito della tua diserzione. Ci hai lasciato in balia di Brainiac. Avresti dovuto mostrare più coraggio. Hai ragione. Avrei dovuto fermarti la prima volta, Clark. Non accadrà più. La mossa non è piaciuta. Io gli sparo e lui la evita. Che cavolo, sembrava che potesse. In realtà qua per giocare bene ci sarebbe da imparare un sacco di pacchetti. Almeno una combo normale. Di quei giochetti come per esempio rimanere a terra più del dovuto. Solo che non mi ricordo i tasti. Cioè mi ricordo la combinazione dei tasti. È impossibile che uno riesca a imparare tutti i personaggi. Per giocare bene a un picchiaduro ci vuole innanzitutto pazienza. Devi fermarti, Clark. Poi ti devi concentrare sullo stesso gioco per un sacco di tempo. Tutte cose che adesso ormai non c'ho più. Fermami adesso. Volta non posso perdonarti così facilmente, cara. C'è ancora speranza, Cal. So che hai paura, per tutti. Da quando hai perso Lois. Una volta avevo tutti paura. Sa lei di Lois. Paura che i miei poteri spaventassero la gente. Paura di ferire qualcuno per una singola distrazione fatale. Ho trascorso la mia vita trattenendomi. I miei timori mi sono costati Lois. Per questo non mi trattengo più. Cioè, lei ha cercato di scappare per ritrovarsi qua. Non è un caso se ci hai portati qui. Ovviamente no. Ancora. L'ho messo in guardia su Diana. Ma non pensavo che tu mi avresti tradito. Dovresti desiderare la morte di Brainiac più di chiunque altro. Invece cerchi di fermarmi. Grazie a Rao, tuo padre non può vederti. Quando il generale Zod tentò di conquistare Krypton, Jor-El era a capo della resistenza. Ecco da chi discendi. E allora? Ecco chi sei, Cal. Non questo. Se Jor-El fosse stato più simile a Zod, forse avrebbe salvato Krypton. Vero. E io salverò la Terra. Mi piace, ma stavolta Superman ha ragionissimo. Com'è che non riesco a fare il colpo mentre volo?
bionda, ma dove è? Qua per esempio ci voleva un bel tasto in cui salta la scena. Il forte protegge il debole. Becca di questo, becca di questo, becca di questo, un altro di questo. La terra non ha bisogno di un dittatore. Questo mondo è mio. La frase questo mondo è mio adesso. Il mondo è mio. Beccati questo, beccati questo, te lo sparo di sotto, te lo sparo di sotto. Dov'è che ti fa male di più? Mo ti rifaccio la tua mossa e vai a cagare. Ma un americano e un inglese, no? Quando sente pronunciare Superman, Superman, lo percepisce come noi percepiamo uomo superiore, ragazza superiore, o in un altro modo? Mi dispiace. Mi dispiace, ragazza superiore. La tua guerra è finita. Combattiamo insieme, come ai vecchi tempi. Entrambi sapevamo che sarebbe finita così. Già. Ricordi la notte che mi confidasti che Lois era incinta? C'ha le luci attive. Avevi capito? Ancora prima che parlassi. È un bel ricordo. Ha cambiato l'armatura. Ma di un'altra vita. Ho nostalgia di come eravamo. Anch'io. Alla faccia. Arrenditi, Bruce. Non puoi vincere. Ormai dovresti saperlo, Clark. Io non mi arrendo mai. Oh. Il fatto che io adesso utilizzi Superman, che significa? Significa che il nemico va. Sì, ma me la vuoi dare una motivazione per cui Batman riesce a dare i cazzotti a Superman? Me la vuoi dare? Oppure perché quella roba verde che c'è addosso è criptonite? La cazzo di criptonite che sta in questo modo? Ricordo nel fumetto di Kingdom Come, che è uno dei fumetti sui supereroi migliori in assoluto, viene spiegato che Superman alla fine diventa così potente che la criptonite gliene frega proprio un cazzo, non gli fa niente. Forte protegge il debole. Uno incomincia ad abusarne di sta cavolo di supermossa, alla fine lo sta facendo le scale. Resta giù. In realtà la cosa migliore sarebbe, invece di accumularla per farla, utilizzarla per potenziare le mosse base. Solo che siccome che non mi ricordo come si... È finita, Bruce. Siccome che non mi ricordo come si fa per potenziare le mosse base, cioè devo schiacciare un tasto mentre le faccio e non mi ricordo il tasto, per non rischiare l'accumulo e faccio la super mossa.
non sei costretto a farlo. Non permetterò a Brainiac. Danno tutti quei giochetti e andranno in gioco. Poi, quando combatti contro persone reali, quando combatti contro. Avrei potuto ucciderti anni fa. La CPU non è che ci serve tutta questa grande strategia. Fallo. Mostrami come è fatto un criminale. È questo che vuoi? Che poteva semplicemente amputargli le braccia. Voglio tenerlo in vita. Dobbiamo occuparci di Kara. È giovane, dalle tempo, capirà. E se non lo farà? Lo farà. Lo faranno tutti stavolta. Quindi è ritornato quello del. Ok. Il verde è diventato viola. Doveva essere su. Il rosa sul nero proprio. Eri legato alla nave di Brainiac. Brainiac è morto. Le restanti città sono state salvate. E come ti avevo detto, sulla Terra regna di nuovo la pace. Sotto il tuo gioco. Bella finale. Spero che cambierai idea, cara. Sto allestendo un nuovo esercito per proteggere la Terra. Miliardi di guerrieri sono intrappolati nella collezione di Brainiac. Kryptoniani, Daxamiti, Zarniani. La legione non sfigurerebbe di fronte al corpo delle lanterne al completo. Vorrei che la guidassi con me. Non accadrà, Cal. Fa la scelta giusta. O lo farò io per te. Ripeto, questa storia fa veramente schifo. Che l'ha lobotomizzata. Cosa scegli? Mamma mia. Che finale di merda. In memoria di Miguel Parra. Non mi dica che mo mi tocca avere tutta la trafila. E se salto e poi mi perdo qualche scena fantastica. Vediamo quanto dura va sto cosa. Michael Stallone va. C'è Michael Stallone. Tanto confido completamente nelle altre modalità extra. Perché questa è stata veramente di merda. Cioè, sembrerò uno veramente che polemizza su tutto, però sono difficile da accontentare, ma soprattutto quando uno con sta mediocrità, se ti accontenti della mediocrità, sei finito. Per esempio, la storia di Mortal Kombat per la PlayStation 3 a me era piaciuta tantissimo, che era contemporaneamente il seguito che il remake. Quello proprio mi era ai limiti quasi del geniale. Era come una sorta di remake di tutta la trilogia dei primi tre Mortal Kombat e anche oltre, però sotto forma di seguito, perché si andava indietro nel tempo e quindi si rifacevano le stesse cose, quindi si rivedeva le stesse cose con la grafica migliore, con le tecniche, le cose introdotte migliori, però contemporaneamente era sia il seguito che il remake. Mortal Kombat della PlayStation 4, la trama era inferiore rispetto a quella della PlayStation 3, però mi era piaciuta lo stesso. Injustice 1 mi era piaciuto. E questo proprio che, boh, sarà pure che il periodo che a me non è che mi piace, non mi va quasi più di giocare. Cioè, diciamo che rispetto a una volta ho meno voglia di giocare, sarà pure per questo motivo, boh. Fatto sta che questa storia mi ha fatto veramente schifo. Ho visto da qualche video che è possibile, diciamo, customizzare al massimo il vestiario dei personaggi. Non tramite un vero e proprio editor stile Soul Calibur, però comprando i vari pezzettini.
E non vedo l'ora di togliere quel vestito di merda a Wonder Woman per dargliene uno veramente all'altezza del personaggio. Perché Wonder Woman deve essere sexy, cazzo. Deve essere sexy. Dai, su quando finiscono sti titoli di coda. Poi un'altra cosa che ho capito è che tutti questi pezzettini sono praticamente un'infinità. Ed è per procurarseli tutti, uno dovrebbe giocare anni con sto gioco. Cosa che ne dubito fortemente. Adesso queste quattro giocate che ho fatto in live le ho fatte per terminare la storia. Forse giocherò in live anche le prossime volte. Però può capitare che mi faccio una partita normale, magari di sera quando non posso parlare al microfono. Faccio qualche partita normale da solo. Tanto a che cavolo serve. Poi ho pensato, in live uno potrebbe fare esattamente come ho fatto per questo, che uno si rifà la storia. Per esempio la storia di Mortal Kombat per la PlayStation 4. Che sembra un picchiaduro, sembra un gioco che mi gusta. Oggi ho comprato a 30 euro, mi arriverà fra una settimana penso, Horizon. Finora non l'ho comprato perché c'aveva un prezzo troppo elevato. Per me un gioco che costa più di 30 euro è proprio una cosa impossibile da prendere in considerazione. Quello ho aspettato tutto questo tempo, finalmente è calato. In realtà c'è stato un altro periodo che costò poco. Durò circa 10 giorni, 2 settimane, fu verso maggio. Sbagliai che credetti praticamente che quel prezzo sarebbe rimasto fisso. Non lo comprai e rimasi fregato. Poi da 30 ritornò a 60. Invece oggi è stato riabbassato a 30 e ne ho approfittato. È stata abbassata a 30 perché è uscita, cioè uscirà nella prima settimana di dicembre la versione del gioco completa che contiene pure l'espansione. Solo che questa versione completa costa 50 euro. Quindi scegliere tra la versione normale a 30 e quella con l'espansione a 50, me ne fotto dell'espansione. Dai, su. Quando finiscono sti titoli di coda? Nel frattempo fammi fare una controllata su Facebook. Ha scritto qualcuno? Dai, almeno metteteci una musichetta. Ci tiene a farmi venire sonno. Ci tiene a farmi venire sonno. Sono le 4 meno 20. E dai, ma quando. Il mondo ha partecipato a sto gioco, il mondo.
Che è tutta sta roba? Ma chi la legge? Chi la legge? Comunque rimpiango i tempi in cui i giochi capitavano con i libretti delle istruzioni, addirittura alcuni con i libroni, con i libri proprio con un sacco di pagine. Tu ti stendevi sul letto, oppure te andavi al cesso, ti leggevi bella trama, ti vedevi le mosse dei personaggi, le singole trame dei vari personaggi e tutto quanto. Dai, su. Arriverà il giorno in cui toglieranno proprio i giochi in versione scatola, in versione fisica. Allora, completa tutte le scene per sbloccare il capitolo finale alternativo. Pure il capitolo finale alternativo. Le convenze con la storia. Tipo dell'istituto. Ho sbloccato Brainiac. Brainiac. Un bel libretto in cui spiega tutti i vari extra, no? Mica mi avrebbe fatto schifo. Tutti questi emblemi, sti cose li capirò mai. Allora, vediamo. Andiamo in giocatore. La storia ce la siamo fatta. Cioè, incontro singolo dove affronta l'IA in un match uno contro uno. Poi c'è multiverso, usa Brother Eye per osservare e prevenire possibili pericoli per il multiverso. Multiverso leggendario, Brother Eye ha rilevato un multiverso riservato ai veri campioni, quindi figuriamoci. Allora, questo è questo. Multigiocatore non lo possiamo fare perché non pago il PSN. Quindi affronta. Personalizza personaggi. Questo mi voglio vedere. Perché extra luccica? Scheda eroe. Allora, personaggio preferito Superman. Preferito, giusto perché me l'ha fatto sa un miliardo di volte. Ho fatto 53 combattimenti. Ho completato la storia solo al 67%. Eventi completati 0. Vittorie 49. Sono stato sconfitto 4 volte. Vabbè, non conteste varie stronzate. Insomma, che cazzo è. Aspetta, poi c'era una cosa. Scheda dell'eroe modifica scheda dell'eroe. Posso modificare l'immagine. Che mettiamo? Sinceramente fa molto schifo. Avrei messo questa, ma l'orizzonte è storto, non ma rosto. Mettiamo questo. Ah, ma cambia semplicemente lo sfondo a quei tre personaggi. Quando sto cavolo. Ah no, aspetta. Posso cambiare l'icona con R1. Ui, mi piace. Le cose disegnate. Cerchiamo Wonder Woman, va. Invece Wonder Woman non ci sta. Wonder Woman non ci sta. Abbiamo visto una femmina. Oh, sto sbadigliando. Però mettiamo questo button. Mettiamo questo button. E come sfondo, così. Facciamo così, andiamo allo sfondo rosso. Quel pezzo esce proprio dal punto che non mi piace. Così gusta. Lasciamo questo, va. Storia offline. Ricompense, progressione. Tutti i dati di cui non me ne frega niente, quindi usciamo da questa cosa. Allora, andiamo su. Personalizza personaggi. Allora, perché Aquaman a livello 2 mentre Batman a livello 5? Oh. Perché me l'ha fatto usare più volte? Poi perché inventario, che significa? Oh, 55.000 sono i soldi, qui suppongo. Ho 60 oggetti. Ah, ma per ogni personaggio ci stanno gli oggetti? Cioè, chi cazzo lo finisce mai sto gioco? Voglio di vecchiaia prima. Inventario in eccesso, addirittura in eccesso. Allora, incominciamo. Andiamo su Batman.
Allora, che posso fare di Batman? Che è sta roba? Prese zero. Cioè? Dotazioni IA? Che si dice? IA? Perché gioca da solo questo? Dotazione 1, dotazione 2, dotazione 1. Allora, andiamo a dotazione 2, che anche se non capisco che significa il 2, perché 2? Ecco, non ho niente. Non posso cambiargli la testa. Il corpo, non posso cambiargli il corpo. I guanti, che non posso cambiare un cazzo. Aspetta, andiamo a K. No, niente. Solo questo mi ha fatto, mi fa andare su. Gli dà più forza. Questo personaggio non ha raggiunto il livello minimo. Oh, madonna, ma che, come l'hanno fatto? Io pensavo fosse più una cosa estetica. Se mi fanno tutti questi problemi, andiamo su Wonder Woman. Dove sta? Hellboy. Dove sta Wonder Woman? Aspetta, l'avevo vista. Wonder Woman. Se non mi fa cambiare niente. Copia di dotazione, modifica nome dotazione. Niente, non posso cambiare niente. Però almeno c'è il costume migliore di quello di base. Spada di Ana. Il gusto così. Però il tuo personaggio non ha raggiunto. Vabbè. Niente. Guerriera Amazzone. E cambia. Ah, quella parte là sotto. Boh. Posso cambiargli il costume, i colori fanno schifo. Ma che delusione, pensavo fosse tutta un'altra cosa. Cavo di Broderai che è. Tieni premuto per decodificare. E tutta quella roba che ho. Ma che devo fare? Devo scegliere tra qui e qui? Beh, mi sembra più potente questo. Solo che c'è il braccio di merda. Esce da sta cosa. Mamma. Questo diamante. Verifica prezzo. Ma che cavolo devo verificare? Che posso fare? Non ho capito che posso fare. Ma rigenera equipaggiamento. Seleziona un equipaggiamento da rigenerare. Le statistiche di equipaggiamento saranno rigenerate e il suo livello salirà fino al livello del personaggio attuale. Il processo di rigenerazione per mantenere la versione precedente. Ma l'hanno fatto un po' bel po' complicato questa cosa, eh. Modifica le personaggi. Boh. Sì, ma adesso andiamo sullo spaventapasseri, no? Spaventapasseri. Vediamo se può mettersi il braccio. Capirai. Però non me lo fa mettere. Quindi non solo uno deve pagare, deve spendere i soldi guadagnati per
con Briar poi neanche se lo metti in base al livello. Vabbè, visualizza la pagina della tua gilda e gioca in specifiche modalità per gilde. Inserisci gilda, cioè che devo scrivere, che cazzo è? Allora la mia gilda, i fantastici, cavolo, manco mi fa scrivere più di quelle tre parole. E che posso scrivere? Che posso scrivere? Non mi viene in mente un cazzo. Niente, no, mi viene in mente la scelta. E come si chiama? Kingdom Hearts. E come sono usciti questi a scrivere Kingdom Hearts se io non posso scrivere manco... Ah, vai, ragionamento. Allora fammi fare un incontro singolo, voglio vedere se cambiano i cosi personaggi. Allora, selezione casuale, no. Dotazione, Wonder Woman. Ma contro chi lo facciamo combattere? Facciamo casuale, va. Che cavolo fai? Adesso tramite live non si vede niente, però io continuo a starci. Nessun contenuto trovato. Vai a cagare. Harley Quinn. Harley Quinn. Difficoltà, andiamo su media, va. Match, finalità livello, i livelli di entrambi i combattenti vengono equiparati. Perché no? Come no? Abilità espansione, statistiche di attive. Ce ne entri? Finalità di livelli di entrambi i combattenti vengono equiparati. Ma perché no? Fammi vedere che cosa cazzo intendi. Guerrieri diretti alla nave Teschio. Non so che cos'è l'epico. Cosa si prova a essere la cattiva? La criminale sei tu qui. Questa donna è più matta di me. Avvio. Che cazzo. Non l'ho colpita neanche una volta. Avevo una strategia, praticamente conviene prendere un personaggio, impararsi tutte le mosse e farti da allenamento. Comunque la modalità in cui perfetta.
certo che Bats non uccida. Non puoi competere con me. Da questo incontro singolo, primo lasso, io leggo che Wonder Woman è a livello 3, Harley Quinn è a livello 4. Vittoria di Wonder Woman. Vingo cosa? Vingo prestazioni, difficoltà, prestazioni, metto a segno 5 mondanti più 50. E sto a livello 4. Allora, torno al menu principale. Comunque a me che i personaggi siano sbilanciati mentre cosa non è che mi costa per niente. Non mi costa proprio per niente. Ma mi voglio vedere questo che significa. Anni or sono, Batman salvò il pianeta chiamando in soccorso gli eroi di una terra parallela, popolata dai rispettivi Batman e Superman. Mm. Fu il primo universo alternativo che scoprimmo, ma ora sappiamo che ne esistono molti, molti altri. Terre infinite che compongono un multiverso sconfinato. Da innumerevoli terre derivano variabili infinite. Eroi infiniti. Criminali infiniti. E crisi infinite. Brother Eye vigila su questi pericoli con sofisticati scanner a energia della fonte con cui può scandagliare il multiverso alla ricerca di minacce per il nostro e gli altri mondi. Minacce che richiedono il tuo intervento. Dal tuo successo dipendono la pace e la sicurezza del multiverso. E vabbè. Il fallimento non è contemplato. Chi è che mi parla? Quello che parla chi è? Come si permette? Benvenuto nella sala di controllo del multiverso, qui Brother Eye. Analizza la realtà alternativa alla ricerca di anomalie che richiedono ulteriori indagini e interventi. Questa simulazione è un esercizio di allenamento. Allora, che devo fare? Obiettivi. Allora, questa terra simulata è stata generata a scopo di addestramento, l'ho capito, ma io che devo fare? Una serie di combattimenti rappresentati da un elenco numerato a difficoltà di un evento espresso dal suo livello e corrisponde al minimo livello personaggio. Quindi non è l'evento stesso. Allora facciamo questo. Livello di personaggio costruito qualsiasi. Record 0, fattoni al limite di completamento dell'evento. Vinco della roba che non so che è. Obiettivi. Completa il primo tutorial, il secondo tutorial, completa il terzo tutorial. Allora, io mi devo incominciare ad allenare con questa. Allora, ho capito che non c'ha i vestiti extra, fin quando io non glieli compro, questa non ce l'ha. Wonder Woman. Devo combattere con queste tre troie. Controlla il multiverso giornalmente per nuovi portali. Affrontarmi non farà di te un'eroina, ma sconfiggerti sì. Allora morirai per la tua causa. Avvio. In un modo, poi ho notato che non posso scegliere la difficoltà, quindi non è colpa mia. La tecnica è imperfetta. Per
A me piacerebbe fare la mossa, quella che rafforza le mosse basse. Solo che dovrei schiacciare dei tasti che non c'ho. Allora lo sa che c'è un po' pinco pappa. Fanculo. Mo ti sconfigo a distanza. Una bella padellata sulla testa. Sì, questo costume di Wonder Woman mi costa molto più rispetto al precedente, anche se si poteva fare meglio. Nuovo equipaggiamento. Sì, ma che senso ha che io ho Wonder Woman e vinco l'equipaggiamento per Freccia Verde? Seleziona equipaggiamento attuale, confronta equipaggiamento, espande, riduce il modulo, confronta equipaggiamento, seleziona. E allora che mi rappresenta? No. A volte è preferibile perdere uno scontro e conservare il super indicatore del massimo. Vabbè, attiva fuga aerea e le capriole espansive. La mia spada fende qualsiasi stelo. Nelle mie vene ribolle veleno. Per quelle ho sempre lo scudo. Avvio. Mi piaceva quella mossa, sì, sì, farla. Dite, ti ammonisce. Giornalato se lo ficca nel piede quello. Sono curioso di vedere cosa accade dopo che ho sconfitto l'ultima. Livello 4. Se vinci uno scontro che è iniziato otterrai un po' di salute. Se vinci uno scontro iniziato ad attraversare infliggerai del danno. Ti ridurrò al silenzio, clown. E le voci nella mia testa? Anche quelle. Avvio. Riesco mai a mandarlo fino a questo punto. Ti ammonisce. Vittoria di Wonder Woman. Vittoria sfolgorante. Vediamo che cosa è accaduto, noi. Primo tutorial completato. Quindi
prendo qualcosa, non si sa. Oltre alle ricompense per stazione, molti eventi offrono ricompense completamente. Le ricompense completamente sono esclusive per ogni evento. E vengono aggiornati in modo casuale, vabbè, tutto casuale, ho capito. Tutto casuale. Fatto sta. No, che è andato dallo stesso. Aspetta, riesce un po'. 4. Scegliamo lei. Selezione casuale. Wonder Woman. Una volta conto 4 maschi tra cui me stesso. 3 maschi più me stesso. Non mi sa che faccio così. Dopo la giornata di oggi che sono in live, le altre non le faccio in live fino a quando non imparo bene a usare questo personaggio. Io ricordo un'altra verità. Troppe embolie. E le meccaniche del gioco. No. Questa che Wonder Woman c'ha 3 cose da fare a distanza. Cioè c'ha questo. Questo, colpisce a distanza. E questo che dà la spallata, che è molto utile la spallata. Ma cos'è quella cosa che sta lassù in alto? Ah. Quello che mi toglie a me adesso, poi glielo faccio a lui. Sei senza fiato. Sì, sì. Top. Vittoria di Wonder Woman. Mi sono accorto. Si sporcano, è una texture di merda. Non si sa. Niente, non manco niente. Questo sta a livello 5. Allora, rigenerare. Non capisco il rigeneramento. Che serve il rigeneramento? Devi riflettere, Bruce. Sei identica ai criminali che uccidi. Il mondo è migliore senza di loro. Avvio. Finale che la devo capire, quella che si mette, quella che si mette in difesa. Quello lo potevo evitare, sono stato proprio un deficiente. Cazzo, quando mi rompe, quando sbaglio i tasti. Mi sto veramente rompendo.
Vabbè dai, se capito che vuoi morire in questo modo, muori in questo modo. Devo far morire in un altro modo, più spettacolare. Vittoria di Wonder Woman. No, equipaggiamento e dammi qualcosa a meno. Oi, Wonder Woman. Allora, di questo non me ne frega veramente niente. Selezione equipaggiamento attuale. E di questo dammelo un po'. Fammi capire qualcosa. Dice prezzo 12, ma da dove lo piglia quel prezzo? Me lo dici da dove lo pigli? Avversario, tu guarda. Hai il mio stesso volto. Siamo due anime identiche. Sarà la battaglia a deciderlo. Avvio. Per Hermes. Su. Chi? Sottomettere Hermes. Dite ti ammonisce. Per caso volevi farmi questo? Sulla faccia. Vabbè, però potevano fare due scene Wonder finali Woman. Almeno, no, da alternare. Superman. Perfezione tua abilità tramite il tutorial, un bel suggerimento. Avvio. Durante tutta la fase della storia non sono riuscito a farlo manco una volta. Mi dispiace Clark. Speriamo che anche per Superman ci sia un costume più Vittoria classico. Vittoria di Wonder Woman. Lo chiamano tutorial. Accetto, accetto. I soldi, non so che cazzo faccio.
Con una serie di obiettivi che offrono importanti combattere quando accedi a un nuovo multiverso, i codi di passare assegna gli obiettivi. Come faccio gli obiettivi? L'obiettivo mi dice fallo, fai il tutorial, capirai che obiettivo. L'avrei fatto comunque. Allora, scegliamo questo. Braccia scoperte. Cioè, praticamente... Braccia di Diana. Wonder Woman. Boh. Praticamente tutti più brutti da vedere. Stai avendo problemi con un avversario? Rivedi le espansioni disponibili per il tuo personaggio ed equipaggia quelle che contrastano i punti forza. La Society è la brutta copia del regime. Brainiac ci rende invincibili. Chi scende a patti con il diavolo perde sempre. Avvio. Che significa quella stemma? Che significa? Scudo brillava. Ma dove è uscito quel cuore? Wonder Woman. Quest Victory. Per chi? Ah, per me. Seleziona subito. Per vincere uno scontro consuma più super indicatori rispetto a tuo avversario. Cioè, bastava questo? Avere più... Non ho paura di qualche scintilla. I miei fulmini non sono scintille. Per la figlia di Zeus lo sono. Avvio. Da dove esce quello? Poi neanche gliela volevo fare. Non ce l'avevo più. Capirai quanta vita ti ridà. Eraton, morirai. Non puoi competere con me. Di Wonder Woman. Che rottura. Che noia. Dono della salute. Sul campo di battaglia piovono escrementi che aumentano nel cavo di Brother Isle. Quindi le scatole madre che ho ottenuto ho acquistato per ricevere i nuovi equipaggiamenti e abilità.
Odio chi si finge qualcun altro. Cosa fai? Vuoi buttarla sul melodrammatico? Sì, a partire da adesso. Avvio. Perché si finge qualcun altro? Che diavolo è? Mai fa il Joker contro Wonder Woman. Idiota. Vittoria di Wonder Woman. Questo ci va pesante. Qui. Non parlare qua dietro. Senza tante... Vittoria di Wonder Woman. Ecco, questo finisce il terzo tutorial, quindi vediamoci un po'. Vendi equipaggiamenti indesiderati per crediti che possono essere utilizzati in acquisto di scatole madri. La Terra e i suoi figli sono al sicuro. Neanche un dio potrebbe salvarli. Ma la figlia di un dio, sì. Avvio. Una sbarra della vita. Prodite ti ammonisce. È inutile fare resistenza. La mia spada non è d'accordo.
Adesso ci vediamo cosa cavolo accade quando uno vince. Vittoria di Wonder Woman. Multiverso. Poi vediamo di equipaggiare qualcosa di Wonder Woman. Ecco, ma vediamo cosa accade al multiverso. Convenze queste scatole di platino, dando tutti i colori extra che tirano fanno schifo. L'ho completato e posso accedere al multiverso, quindi si è capito che qua è dove uno dovrebbe andare a giocare in futuro. Se c'è il multiverso, ricordo, potrai poter rilevare ciascun multiverso per un breve periodo nella misura di un minuto o giorno, dove il multiverso non è disponibile, nei multiversi vengono rilevati, vabbè, ci conti. Allora, andiamo qua. Allora, trasformiamo tutta sta roba. Allora, decodifica successiva. Mi sono tolto il bronzo. I soldi calano, aumentano i soldi. Ma sono soldi quelli? Sto vedendo mai. E questa parte il rigenera l'equipaggiamento, che non capisco. E neanche il trasforma. Andiamo sull'oro. Abbiamo più persone. Tanto il giorno in cui uno capirà. Scatola. Il giorno in cui uno capirà che cos'è questa roba, ti sei già stufato da. Da tempo di giocare. Ti ci pulisci il culo di collezionare cose. E vabbè, quindi ho fatto questo. Extra piede, scheda eroe. Ricompense, progressione, non mi frega niente, panoramica, il personaggio preferito è Wonder Woman. Allora, scheda eroe, aspetta, personaggi, andiamo su Wonder Woman. Wonder Woman. Dove cazzo stai, Wonder Woman? Per ultima me la deve mettere, oh. Per ultima. Allora. Braccia scoperte. Non capisco. Ah, i miei nemici, può essere? Che il mio nemico. Allora, andiamo a questo. Posso mettere questo? L'ho messo. Corazza elegante. Allora, pettorali. Vabbè, però a me mi piace nuda. Non è che me ne vada tanto di stai aggiungere la roba. Meglio così o così. Comunque questo lo chiama raro, teniamoci raro. Allora, parabraccia della principessa è 14. Comune, comune, braccia scoperte. Abilità, facciamo abilità, stivali, gambali lottatrice, scudo,
Che cavolo, non riesco a metterlo perché ci vuole livello 20. Quando cavolo c'è? Abilità? Niente. I colori? Che schifo, posso farlo rosa? Non ho tempo io, ma manco se... E vabbè, quindi questo... E vabbè. Salvare il personalizzato? Certo, X. Allora, uno, e così. Ci ho scoperto. Così. Bomba lottatrice. Vabbè, allora uno deve essere liscio. Che cavolo. Uno deve rimanere liscio. Ok. E questo lo facciamo diverso. Ci rimettiamo questo. Questo ci mettiamo quello elegante. Che cazzo. Ho raggiunto il livello 7. Facciamo le braccia scoperte. Due tipi di braccia scoperte. Mi gusta più la forza. Così. Ma se io poi lo metto a questo, si toglie a quell'altro, come funziona? Andiamo a vedere. Se tolto, se io ho messo gamballi della lottatrice, no, pure a quest'altro rimane. Quindi normale, così e così. E questo? Dotazione IA2. Che significa dotazione IA2? Mettiamoci un po' qui. Parabraccia principessa. Allora, alla IA lo faccio, la facciamo rosa, così capisco quando la vedrò che cosa significa. Regola attributi IA. Incrementa la probabilità di eseguire schivate lanci e migliora mossa antiaereo. Sì, mi gusta questo. Come si migliora? Sono suddivisi equamente. Resta a distanza dell'avversario e lancia proiettili. Sì, questo è bella cosa. Attributi usati 60. Mi piacerebbe capire che cos'è, però vabbè. Spera che un giorno uno capirà tutto. Io direi che avrà salvato. Io direi che per oggi basta così. Mi sono veramente rotto le palle. Quindi basta. Saluto a tutti. Ciao.